Manifesto neofuturista, secondo capitolo. Noi esaltiamo il silenzio tombale delle sale teatrali, finalmente sgombre dall'indecente miscuglio di vecchi babbei pronti a tutto pur di evitare l'ennesima stasi divanesca, e giovani cicisbei che dopo 2 ore di finta attenzione si mostrano disponibili ad elogiare le più vuote e incomprensibili delle opere, purché alla page. E intendiamo rammentare agli attori, danzatori, suonatori che oggi vestono il lutto le inani fatiche per convincere anche i propri più stretti parenti ad andare a vederli esibirsi, a meno che non si trattasse dell'ennesimo Shakespeare shakerato con foglioline di pirandello o del 100.000° Chekhov in salsa Dupal. Le guerriglie urbane coi ragazzi delle mattinée, giustamente annoiati dalla vuota e pur pesante retorica, come dal divertentismo ad ogni costo, dalle incessanti performance di attori sempre in bilico tra l'autoesaltazione e il ricorso agli psicofarmaci. E come pertanto questa attuale impossibilità di fare spettacoli sia per loro la più dignitosa via di fuga, imperdibile occasione per uscire di scena a testa alta, raccontando e raccontandosi ancora quanto era bello prima, quando le sale erano piene e la gente era disposta ad ogni sacrificio pur di andare a teatro. Ma quanti di loro avranno sufficiente materia grigia per fare un simile banale ragionamento?